Buonasera, incredibile episodio di violenza al Liceo di Sassuolo. Un gruppo di ragazzi fioranesi, tutti riconosciuti dalla vittima, ha picchiato a sangue un cultaneo per futili motivi. Il giovane è finito in ospedale, mentre per i ragazzi fioranesi ci sono le indagini dei carabinieri. Dietro fronte l'amministrazione comunale sulla vicenda dei nuovi cartelli a Spezzano. Dopo tante polemiche e qualche vandalismo, infatti, la Giunta ha deciso di ricontrollare i confini e ricollocare le indicazioni nella sede primaria. Un bando per promuovere la creatività a casa Corsini. Le modalità per partecipare al progetto, in palio ci sono 9.000 euro di contributo, possono essere richieste sul posto. Un libro per raccontare se stessa e raccontare di una malattia peggiore di ogni male, l'amore. Ce ne parla l'autrice Mirella Mazzanti mirella, un libro che eh, fa parte anche se hai detto che praticamente ce l'avevi nel cassetto da diversi anni fa parte della tua vita e comincia da quando, diciamo, eri ancora adolescente. Si parte dall'età di 15 anni ai giorni di oggi. Sono mamma di quattro figli. Ho avuto una vita burrascosa, un amore malato, si crede di avere chissà che cosa, l'adolescenza invece purtroppo non è mai quello che ti aspetti. Ora mi ritrovo con una malattia causata da questo ma amore malato, cioè la fibromialgia, che ti porta a, a convivere con lei. Devi accettarla perché se non l'accetti sei persa, però ti porta avanti un percorso di vita, un cambio di vita che tu non ti aspetti assolutamente. Tu hai voluto mettere parte della tua vita in queste pagine, e tra l'altro un amore malato eh, in, genere, in genere colpisce fino ad un certo punto, tu invece hai, hai avuto un risvolto veramente pesante perché te lo porti dietro, come hai detto. L'hai voluto mettere su queste pagine perché potesse servire anche ad altri? Sì, per aiutare tante persone che possono... E stanno vivendo situazioni che posso aver vissuto io e eh, persone come me che soffrono di fibromialgia, del quale il Ministero della Sanità non ci vuole riconoscere, assolutamente ci ritengono malati, immaginari, ma non è detto che l'aspetto esteriore si possa vedere la malattia, assolutamente. L'aspetto è dentro: noi il dolore, il nostro dolore è dentro ed è provocato a mio parere nella mia salute dallo stress nervoso che ho vissuto in passato. Tu hai detto tra le altre cose che soffri veramente da un punto di vista fisico, che quando devi prepararti per uscire eh, devi cominciare ad alzarti un paio d'ore prima eh, perché il tuo fisico deve abituarsi a quello che succederà dopo. Sì, per me purtroppo questo no, è un calvario che va da buono buono nove anni. Andiamo per il decimo anno. Io quando lavoravo eh, dovevo alzarmi due o tre ore prima perché fai fatica a camminare, ti sembra di camminare come se sei dentro all'acqua e il tuo corpo si deve abituare di nuovo alla posizione retta e partire. Diciamo che eh, oggi... tra. Tra le tante patologie che ci sono, quelle meno riconosciute sono forse quelle che la gente eh, ha e ha conoscenza di più perché effettivamente si moltiplicano. Certo, eh, noi ad esempio fibromialgici stiamo cercando di farci sentire in tutti i modi possibili e immaginabili, tramite associazioni, tramite lettere proprio perché eh, non riusciamo a capire il vero motivo perché non ce la vogliono riconoscere. Non è detto che se uno cammina e ha la fibromialgia non vuol dire che stia male, perché quando ti alzi la mattina e fai fatica a camminare oppure devi sollevare una cosa che forse un paio di anni fa ce la facevi e devi chiedere aiuto, lì ti cade il mondo. Chiudiamo con un messaggio anche per coloro che vogliono saperne di più, prendendo il tuo libro, dove lo trovano. Allora il libro si trova in libreria Incontri a Sassuolo eh, oppure su online al www.51.it, digitando il, no, il nome del libro. Note di vandalismo e furti nella sede degli alpini, rubati soldi, attrezzature di protezione civile e generi alimentari. Si tratta del secondo colpo in circa 15 giorni. Passiamo allo sport. Dopo la brutta battuta d'arresto contro l'Axis Valsà, per il Fiorano c'è la possibilità di rifarsi. La gara di domenica, infatti, la rivedrà tra le Moramiche amiche contro la Cittadella San Paolo. Grazie per essere stati con noi, anche per oggi è tutto, arrivederci alla prossima settimana! shoulder pull the sheets right off the corner of the mattress